Ma di solito io non sto qua. Di solito sto qua dove vengono fuori i commenti. No, no. Sto su sta pagina Ecco, è qua. Ma partito, sì. come vengono fuori i commenti? Ah, sì, come vengono fuori i commenti. Aspetta, sposto questo. Ma di solito mi vedo qua e... No. Sì, non è che rimpicciolisco questo. Ti vedi? No, mi sono entrato un po' perché non si è portato. Ecco, adesso è No, partito. ma di solito non so se mi vedo là. Vabbè. Abbiamo la diretta su Instagram. Saluta. Salve, salve, non c'è nessuno. C'è nessuno che ha saluto. Spettatori uno. Ciao, chiunque tu sia. Come si fa la diretta? Vediamo in diretta. Aspetta, magari più... Riesce a vedere i commenti? No. Metto più così. Verifica della connessione. Ciao ragazzi! Ciao! Sto facendo partire la diretta anche su Instagram nel frattempo. Ok, sì, teoricamente sono in diretta. Perfetto. Come sempre aspettiamo... Ciao i De Gibbis. Ciao! Come sempre, non sapevo che partecipavi anche tu oggi. Saluti da Matera. Cosa stavo dicendo? Mi sono già persa a leggere i commenti. Tu qua, guardami i commenti. Come l'altra volta ci sarà anche Bibi, che dirà la sua, anche se siamo praticamente d'accordo sulle nostre impressioni su Kafka, Sì, ma ma devo metterti in riga sempre. soprattutto mi sarà utile per leggere anche i commenti su Instagram. Ciao ragazzi, cioè, sapete che ho la diretta su YouTube e la diretta qui su Instagram, quindi guarderò principalmente di qua, però poi verrò anche da voi, quindi perdonatemi se non vi guardo direttamente, ecco. E come al solito aspettiamo insomma qualche minuto che un po' di persone si colleghino. Sarete il mio sottofondo di lettura? Beh, riesci a stare concentrata con una che blatera sotto, complimenti. Cosa sto? Perché leggo i commenti finché sto parlando e non finisco un discorso? Ah sì, Aspettiamo prima. aspettiamo che qualcun altro si colleghi, insomma, come al solito, e poi iniziamo a parlare di Kafka. Tu qua avvisami, sì. C'è anche Scarbo. No, scarbolo. Non ti vedo. Come va questa domenica? So che per molti... Da domani mi sa riparte la zona rossa, tra l'altro. Ovvio, donna sono. Io non riesco a leggere quando c'è qualcun altro che parla in inglese e in italiano perché capto il discorso. Quindi di solito al massimo metto musica tipo jazz ultimamente che mi rilassa tantissimo e mi aiuta a concentrarmi un sacco. Però con qualcuno che parla non ce la faccio. Cioè, oddio, dipende, perché quando ero in Italia, quando c'era il telegiornale, io mi eclissavo a leggere libri con sottofondo telegiornale che... Il telegiornale dice cazzate, però. Vabbè, però... Saluti da Sorrento, qua ci salutano Madonna. da ogni parte d'Italia. Bene, noi da martedì, zona arancione, ok. La goduria. Meglio che uscia. Meglio che rossa, sicuramente, guardiamo le robe positive. Dovevo uscire, ma ho pigliato un pacco spaziale. E vabbè, dai. Ti faremo compagnia, sì. Se vi può far sentire a casa qui a Padova, zona rossa, da domani, oggi giornata da per culo Beh, meteorologico. qua è per culo meteorologico sempre. È una brutta giornata oggi a Padova. Ciao, ciao Antonio. Ciao anche qui, ogni tanto, saluto anche qui. Saluti dalla zona bianca. Yeee! Emilia Romagna domani, arancione, No, da arancione domani da scuro, arancione scuro a scuro, rosso. La sapevo quella dell'Emilia. Penso che quasi tutto il nord sia rosso. Saluti da Vicenza. Ok. Cosa dite? Iniziamo? Abbiamo 13 persone di qua, 13 persone di qua, potremmo anche iniziare. Io vi ascolto dal Lungotevere, ultimo sole prima del disagio.
Approfittane, dai, approfittane. Ciao a tutti. Ciao. E vabbè, allora iniziamo, no? Cosa dici? Iniziamo. Iniziamo a parlare di Kafka sulla spiaggia. Prima domanda solita di rito, vi è piaciuto Kafka sulla spiaggia? Sì, no, poi noi ci addentreremo Forse. nel... Sì, no, no, forse. Sì, no, poi ci addentreremo insomma nello specifico cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto, insomma, i nostri pareri, ecco. Forse dovevo mettere in carica il telefono prima di mettermi a fare diretta, non ci avevo pensato. Allora, Vivi, ti è piaciuto Kafka sulla spiaggia? Forse. Dai, scemo. Sì, ma non ho capito tutto, penso. Parla un po' a voce un po' più alta, che magari tutti ti Ah, non ho sentono. capito. Vivi dice, Devi chiedere il volume. non so se l'avete sentito, fatemi sapere se il volume è ok, vabbè, ma l'abbiamo alzato l'altra volta. Vivi ha detto che gli è piaciuto, però non so se ha capito tutto. Io dico, mi è piaciuto. Quindi fatemi sapere se a voi Kafka è piaciuto, che qua non vedo nessuno che mi dice sì, mi è piaciuto o no, non mi è piaciuto. E Parlando allora, di meteo ancora? siate attivi, siate attivi. No. Come no? Ok, allora tu puoi andare fuori da questa discussione, non sto scherzando. Beh, un no, beh, allora ci sarà da discutere se Ma c'è chiedono se qualcuno. salvano la diretta. Noi non siamo in grado. No, no, Non si no, può. no, stai zitto. No, in realtà no, questa diretta non la salvo, però la stessa diretta ci sarà anche sul mio canale YouTube, quindi se poi vuoi andartela a rivedere la puoi trovare su YouTube, insomma. Però non la salvo su Instagram. Allora, diciamo che avevano pioggia stamattina, oggi pomeriggio sole, quindi quello che dovevo fare l'ho slittato al pomeriggio, vedi la lavatrice, invece si è capovolta la situazione. Ciao a tutti quelli che si sono aggiunti nel frattempo. Antonio dice bello, sì, però gli dico dopo, tu controllami là. L'unico di Murakami che non mi è piaciuto, ma li hai letti tutti gli altri di Murakami o quelli che hai letto finora? Eventualmente, se non li hai letti tutti, quali hai letto fino ad ora? Così poi vediamo se anch'io ho letto altri che hai letto tutti. A me non è piaciuto. Allora, c'è qualcuno a cui è piaciuto a parte me, Bibi? Allora. La storia mi ha intrattenuto, ma credo di non averci capito un granché. Esatto. L'ho trovato molto scorrevole, pur di non essere riuscita ad apprezzarlo per il troppo simbolismo che da sola non capirei mai nella vita. Io ho capito il giusto. Vediamo se oggi con questa diretta riusciremo. Tu qua non mi dici che ci Sì, sono i vabbè, commenti. ma diamo la priorità. Comunque è gente Oggi. che non ha letto, ma partecipa, che vuole sentire. Oggi comunque, grazie Bibi, il tuo aiuto è sempre fondamentale. Oggi comunque vediamo se quelli che non hanno capito tutto, magari anche Bibi, riuscirà poi ad avere le idee un po' più chiare, Ma confrontandoci. Murakami ha capito tutto. Ma spero bene, l'ha scritto lui. Allora, non ci ho capito molto più che altro perché era confusionale. No, il mio primo Murakami sicuramente non l'ho capito. Primo Murakami, Ok, primo Murakami potrebbe essere un problema. Mi è piaciuto, ma non credo di averlo compreso del tutto. Questo mi sa che è il commento generale. A me è piaciuto, però credo che sia un libro pieno di simboli da interpretare. Posso dire una cosa che ho letto oggi quando mi stavo guardando Poi arrivo. il riassunto? Perché l'ho letto ma tempo fa, quindi mi sono guardato il riassunto. Lui ha detto che ci sono un sacco di indovinelli, eccetera, a cui lui non dà la risposta. E quindi vuole che il lettore di per sé trovi delle risposte. Quindi lui ha le sue risposte, ma non è detto che siano quelle di tutti. Su questa cosa tra, è la mia conclusione, poi tra l'altro alla recensione che ho scritto nel blog che uscirà domani. Poi ricordami questa cosa che ci ritorno. Mi sono piaciuti tantissimo lo stile e la caratterizzazione dei personaggi, i primi capitoli li ho adorati, non ho tanto apprezzato il capitolo 16 sui gatti, vabbè, Qua terribile. un po' di Adesso li altro perché. recupero, quelli su Instagram. E il finale, è stato il mio primo Murakami e mi è piaciuto tantissimo. Yeah. Tante riflessioni durante la lettura molto particolare nello stile, infatti inizialmente mi ha spiazzato un po'. Anch'io credo di non aver capito tutto. Ho letto 1084, meraviglioso, Noleggia V, bello, Assassino del Commendatore, molto bello, avere racconti molto belli. Praticamente i libri che abbiamo letto sono gli stessi. Sì, ma io non ho letto 1084 ti manca. Ciao Erika, ciao Bibi, non ho letto il primo libro, ma partecipo il libro, ma partecipo ugualmente alla diretta. Bene, adesso scusate, recupero quelli su Instagram. No, vabbè, qua c'era uno che non aveva letto come prima, Ma ma. recupero più tutto più avanti. Partecipo alla diretta, ma sbagliando l'ordine su Amazon ho acquistato un altro libro. No, Norwegian Wood, che tra l'altro ha sempre fatto Sì. parte di un GDL della Gibiscold. Ho letto quello, entro oggi l'ho acquisto con gli sconti in Audi. Non l'ho ancora finito, ma sono un po' confusa anche per me. Primo Murakami. Buongiorno, fanciulli, ciao.
Da quale iniziare di Murakami? Magari poi ci arriviamo a questo, va? Tanto, ricordami, verso la fine questa domanda, che intanto parliamo di questo. Io, scioccata dall'uccisione dei gatti, che King Levati, anche a me è piaciuto molto, mi ha ricordato il Maestro Margherita come ambientazione onirica. Il capitolo sui gatti io stavo Ma è terribile, singhiozzando, signora. proprio Te singhiozzavo. l'avevo detto quando lo stavo leggendo, Ma che anche qualcuno mi aveva detto preparati se ti piacciono i gatti, no? non è se non ti piacciono. Allora sì, cominciamo con la nostra analisi, qui c'ho i miei bei appunti presi. Commenti, commenti qua. Io Murakami non riesco a leggerlo, a parte Norwegian Wood, che è bellissimo, ma sembra scritto da un altro scrittore. Gli altri suoi libri, se le provo non riesco ad andare avanti. Un peccato. Capitolo 16 quasi saltato. Io non trovo che Norwegian Wood sia come scritto da un'altra No, ne persona. abbiamo parlato giusto oggi, È poi solo un magari tipo di storia diversa, ci ma arriviamo anche se... L'unica cosa differente è che non c'è realismo magico in esatto, Norwegian ma lo Wood. stile Però ci è. arriviamo, ci arriviamo. Allora... io ho iniziato dicendo che la profezia che il padre di Kafka fa, Kafka è in realtà più che altro una maledizione ed è pari pari al mito di Edipo. Quindi abbiamo già tragedia greca in questo libro e quindi mi sono scritta a 15 anni, lui decide di scappare. Questo vabbè fa parte della trama. Vi leggo tra l'altro a questo proposito, pensavo di fare così, di leggervi già alcune citazioni che c'entrano con l'analisi, chiamiamola così, che vi farò, insomma. Pagina 4, quindi subito all'inizio, c'è scritto verso la fine: ma anche se vai più lontano che puoi, non è detto che riuscirai davvero a fuggire da qui. Ed effettivamente lui è scappato, ma i problemi, sono rimasti gli stessi, no? Quindi, già, pagina 4, insegnamento di vita da parte del nostro Murakami. E la cosa che mi ha anche colpito è che pagina 513, quindi praticamente alla fine del libro, ritorna un po' questa cosa dello scappare, ma che non puoi scappare davvero. A fine pagina, anche qui abbiamo il tempo grava su di te con il suo peso, come un antico sogno dai tanti significati. Tu continui a spostarti tentando di venirne fuori. Forse non ce la farai a fuggire dal tempo, nemmeno arrivando ai confini del mondo. Ma anche se il tuo sforzo è destinato a fallire, devi spingerti fin laggiù, perché ci sono cose che non si possono fare senza arrivare ai confini del mondo. Poi, allora, poi scrivi. Aspetta, commenti intanto, ci sono commenti? Allora, concordo con la somiglianza su Maestro Margherita, ho letto alcuni mesi fa, ci ho trovato dei richiami, io non l'ho letto, quindi non so dire questa cosa. Questo libro, un koan. Credo che Murakami abbia deliberatamente scelto di mettere il lettore di fronte all'incomprensibilità della vita. Tuttavia, da occidentale, avrei voluto capire di più. Penso che sia questo il nostro problema. Questa Una domanda random, è l'unica no. domanda. Tu e Bibi vi siete sposati in chiesa? Sì, ci siamo sposati in chiesa. Kafka. Ho scritto questa cosa che in molti libri di Murakami ci sono sempre questi punti di incontro con i personaggi e poi allo stesso tempo ci sono queste differenze proprio estreme. Per esempio, Kafka è un ragazzino, però sembra un adulto, no? Per come si comporta, per come pensa, tant'è che glielo dicono anche. Mentre abbiamo Nakata, nostro adorabile Nakata, che è un adulto, addirittura un anziano, che in realtà ha la mente di un bambino. Quindi ci sono già queste differenze. Poi ve le tiro fuori con altri personaggi anche. I due, tra l'altro, io ero convinta che fossero destinati a incontrarsi perché stavano facendo, diciamo, lo stesso percorso in parallelo. Quindi pensavo che poi si arrivasse a un punto di incontro. Invece, diciamo che non si sono incontrati direttamente, ma indirettamente tramite la signora Saeko. Saeki, Saeko, come si chiamava? Saeki. Signora Saeki, quindi qui. Poi si ricollega la canzone che lei ha fatto quando era molto giovane, che si chiama Kafka sulla spiaggia. Kafka sulla spiaggia è anche il titolo del quadro che è nella camera dove Kafka risiederà, insomma, nella biblioteca. Tra parentesi, che culo ha avuto andare a vivere dentro la biblioteca, parliamone. E poi, appunto, Kafka è il nome del nostro protagonista. Quindi tutte queste coincidenze che ritornano a me nei libri di Murakami piacciono tantissimo, non so voi, ma proprio mi mandano in visibilio. Comunque c'è chi dice che Kafka e come si chiama? Nakata. Nakata
possono essere fatte dalla stessa persona. E adesso ci complichiamo la vita. Perché quando c'è l'omicidio. Però una capa è morto. Quando lui è andato nel... No, secondo me non è... Non quando sono lui la è andato stessa nella foresta, però è morto. Però secondo me non so se sono la stessa persona. Però potrebbe essere una perché chiave... Quando lui è Nakata ha ucciso... Il papà? Il papà, che in realtà nella profezia l'ha ucciso. L'ha ucciso Kafka. E Kafka si è trovato sporco, diciamo. Potrebbe essere effettivamente. Questo non avevo pensato, effettivamente. Vabbè, vi leggo dopo le robe. Adesso leggo prima YouTube, poi Instagram. Alcune riflessioni come queste che hai citato sono davvero delle bombe. Adesso, tra l'altro, devo farvi altre due citazioni inerenti, insomma, alla signorina, alla signora Saeki. Esatto, mi aspettavo tanto l'incontro tra i due, che alla fine però non è che non ci sia stato, no? Perché indirettamente, appunto, tramite la signora Saeki, tutte e due hanno modificato il corso degli eventi, no? Quindi è come se ci fosse stato, secondo me, questo incontro. Poi, essendo tra l'altro, seguendo il punto di vista di lui, che magari forse sono la stessa persona, Cioè, parte della stessa persona, perché ovviamente Nakata è più vecchio sì, non e possono essere la stessa persona. potrebbe essere parte della coscienza che Nakata ha perso. Mi è piaciuto molto il fatto che Kafka e Nakato hanno delle storie molto intrecciate, ma non si vedranno mai. Ecco, vedete, qualcuno l'ha apprezzato questa cosa, anch'io adoro queste cose. Nakata e Tamura non potevano incontrarsi perché Nakata ha ucciso al posto di Tamura, almeno credo. Esatto, Bibi, spiegatemi, sono la stessa persona. Io penso che possiamo solo fare supposizioni, cioè Esatto. i libri di Murakami non sono fatti, un po' come diceva lui all'inizio, non sono fatti per essere capiti, di sicuro non essere capiti al 100%, è impossibile, a meno che non sia Murakami che ci spiega questo, vale, significa questo significa questo, eccetera, eccetera. Sono proprio scritti per lasciare libera interpretazione, cazzo, c'ho già due tacche di batteria. Sì, ma non Sono distrarti. proprio fatti per lasciare, secondo me, che il lettore faccia la sua libera interpretazione della storia. E era una cosa che volevo dire alla fine, ma visto che ne stiamo parlando, lo dico adesso. Secondo me è questo il bello, o forse per alcuni il brutto, dei libri di Murakami. Secondo me lui può piacere e piace così tanto proprio perché ognuno di noi fa le sue riflessioni, non solo interpretazioni sulla storia in sé, ma magari coglie quelle frasi che lo colpiscono particolarmente perché le possiamo sentire nostre. Cioè, non so se riesco a spiegarmi, mi sono spiegata secondo te. È per questo, secondo me, che lui piace così tanto, ma proprio perché parla in modo diverso a tutti noi lettori. I suoi libri non hanno un'unica chiave di lettura. Questo per me è bello. E vi dico che se avessi letto però Murakami tanti tanti anni fa, questo aspetto di lui forse non l'avrei apprezzato perché tanti anni fa preferivo i libri chiari che mi spiegassero tutto dall'inizio alla fine, che non mi lasciassero libera interpretazione degli eventi senza nessuna certezza. Invece adesso li apprezzo molto. Io ho pensato che il ragazzo corvo fosse la parte che Nakata ha perso, da qui la connessione tra i due, però magari è un mio film. Il ragazzo corvo, che poi ci ritorno, poi vi leggo, giuro, secondo me è più un alter ego Della di Nemesi. Kafka, esatto. Io lo vedo più collegato a Kafka, anche per altri motivi sulla simbologia che dopo vi dico. Esatto, il corvo che è la parte più forte di Tamura, l'alter ego, secondo me, il suo alter ego. Parte di lui È parte comunque. di lui, sì, sicuramente. Aspetta qua, mi avvicino al suo orba. Devo andare tanto No, su. no, no, è solo quello che ti avevo evidenziato, no, non c'era altro. Ah, ok. Allora, noi occidentali siamo poco riflessivi, poco filosofici, sono d'accordo. Siamo abituati proprio anche a uno stile diverso, a dei libri scritti in modo Anche diverso, una con storie filosofia diverse. diversa. Filosofia sicuramente diversa. Il nostro approccio a questi libri scritti da autori orientali dovrebbe essere diverso. Le domande, raga, che non c'entrano con Kafka, fatemele alla fine perché sennò perdo. Cioè, prima parliamo del libro e poi rispondo alle domande. Leggere Murakami è come interpretare un quadro, uno ci potrebbe vedere quello che vuole, sono d'accordo, ma ed è la cosa che è proprio voluta da lui, voluta da Murakami questo. Poi. Ritornando e ricollegandomi alla signora Saeki, vediamo, vi ho segnalato subito delle citazioni che vi leggo, non me le ricordo neanche più ormai.
Vediamo un po'. Pagina 270, la prima. Ah, ok. Sempre verso la fine, lei dice, anch'io, e sta parlando, mi sa, con Kafka, mi pare. Anch'io, quando avevo la tua età, sognavo sempre di andare in un mondo a parte. Un posto al di fuori del tempo, dove nessuno avrebbe potuto raggiungermi. Ma un posto del genere non esiste. Poi, in realtà, scopriremo che nel libro un posto del genere esiste. E lei dice, infatti, non esiste, per questo vivo così. In un mondo dove tutto si danneggia, il cuore si consuma e il tempo scorre senza un attimo di tregua. Quanto bene scrive sto uomo! Quanto bene scrive! Poi, a pagina 510, ho sottolineato... vabbè, perché si riferisce più che altro alla figura della signora Saeki. Tutti perdiamo continuamente tante cose importanti, occasioni preziose, possibilità, emozioni irripetibili. Vivere significa anche questo. Ma ognuno di noi nella propria testa, sì, io immagino che sia nella testa, ha una piccola stanza dove può conservare tutte queste cose in forma di ricordi, un po' come le sale della biblioteca con tanti scaffali. E per poterci orientare con sicurezza nel nostro spirito, dobbiamo tenere in ordine l'archivio di quella stanza. Continuare a redigere schede, fare pulizie, rinfrescare l'aria, cambiare l'acqua e i fiori. In altre parole, tu vivrai per sempre nella tua biblioteca personale. E poi mi rifà. Cosa stai Non c'è facendo? stare. Perché? Perché devi premere i bottoni? Perché è uno spam, Non c'è niente. Vabbè, comunque. questo qui è un... Comunque, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Basta, ah sì, quest'ultima citazione riguarda poi anche il discorso sui ricordi che me li sono segnati, che è una tematica, insomma, diciamo che ricorrente all'interno di Kafka sulla spiaggia e su cui poi ritorno, sempre ricollegandomi alla signora Saeki. Come dicevo prima, no? Ogni personaggio che Murakami, insomma, descrive nei suoi libri ha dei punti di contatto, allo stesso tempo ha delle enormi differenze. Prima vi parlavo di Kafka e Nakata, adesso vi faccio un attimo riflettere su Nakata e la signora Saeki. Lui dice spesso che vive Nakata, dice spesso che vive nel presente e che non ha nessun ricordo, mentre la signora Saeki, tutto il contrario, vive nel passato e lo fa grazie ai ricordi, che tra l'altro per lei oserei dire siano quasi una maledizione, no? Perché sono una maledizione perché le ricordano tutto quello che poteva essere, ma che alla fine non è stato. Però, punti di contatto, tutti e due loro hanno metà della loro ombra. Non so se era una cosa che tu ti No, ricordavi. ricordo, almeno adesso come l'hai detto. Quindi, poi a questo proposito, io ho fatto un altro collegamento con una citazione, pagina 428, proprio le prime due righe. Parlando appunto tra Nakata e Saeki, viene fuori questa frase: i ricordi ti scaldano il corpo dall'interno, ma allo stesso tempo ti lacerano dentro. E beh, è vero, soprattutto insomma, alcune tipologie di ricordi. È vero, è vero. Murakami è un po' poeta, diciamocelo. Più di noi sicuro. Più di noi, di sicuro. Allora. Ambivalenze interessanti rispetto a Saeki Tamura è sia suo figlio sia il suo ex fidanzato. Del resto, lei da giovane ha aperto l'entrata deformando il tempo. Esattamente. Qua c'è qualcosa di nuovo? No, ok. Poi ho scritto anche due righe sulla figura, sul personaggio di Oshima che mi è piaciuto tanto. Poi l'ho trovato particolare per il fatto che comunque Murakami ha messo nel suo romanzo un uomo malato di emofilia transgender. Questa cosa poi mi è piaciuta tantissimo. Lui mi è piaciuto anche proprio come modo di parlare, come modo di pensare. E quando le due femministe sono arrivate nella biblioteca, cioè io non vedevo l'ora che il signor Oshima gli rispondesse per le rime, perché erano due signore che veramente insopportabili, che di femminismo praticamente non c'avevano nulla. Quindi mi sono sottolineata quello che Oshima dice a Kafka, anche poi in riferimento a tutto il discorso che insomma, è successo e hanno fatto con le due, hanno scambiato con le due signore
femministe, non so se vi ricordate quella parte. Comunque, pagina 198-199, quindi inizio, fine di pagina 198, inizio di pagina 199. Effettivamente io sono un po' diverso dagli altri, però fondamentalmente sono un essere umano tra tanti esseri umani. È questo che vorrei tu capissi. Non una creatura di un altro pianeta, ma un normale essere umano che sente e agisce come tutti. A volte però questa piccola differenza diventa per me una voragine senza fondo, ma il fatto che questo accada periodicamente sono ormai rassegnato. Un semplice essere umano, se tutti fossero così intelligenti da poterlo capire. Poi, pagina 200, in riferimento a appunto queste due femministe, abbiamo gente priva di immaginazione, intollerante, senza orizzonti, gente che vive una realtà fatta di convinzioni tutte sue. Slogan vuoti, ideali orecchiati qua e là, sistemi rigidi. Sono queste le persone che a me fanno davvero paura, le temo e le disprezzo. Naturalmente, anche capire ciò che è giusto e sbagliato è importante, ma nella maggior parte dei casi, ognuno col tempo può correggere i propri errori di valutazione. Se si ha il coraggio di riconoscere i propri errori, il più delle volte è possibile rimediare. Ma la ristrettezza di vedute, la rigidità di chi è privo di immaginazione ha una natura simile a quella dei parassiti. Si trasferiscono da un organismo all'altro, mutano di forma e continuano a vivere e a proliferare. Sono casi senza speranza, ma almeno qui vorrei che non mettessero piede. E vi giuro che tutto quello che è successo da quando quelle due hanno messo piede nella biblioteca mi è piaciuto tantissimo, mi è veramente piaciuto tanto, tanto, tanto. Allora, anche a me Oshima è piaciuto moltissimo come personaggio, scena delle femministe pazzesca, esatto, le femministe rappresentano proprio il peggio, il vuoto, quelle due sono veramente degli esseri. Avevano fatto la polemica sull'ordine alfabetico degli autori, che ridere, anch'io ho provato, cioè non sapevo se mettermi a ridere per le assurdità di quello che stavano dicendo o se mettermi a piangere, veramente. Anch'io ho adorato il personaggio di Oshima. Oshima è il personaggio più colto del romanzo. Mi sono piaciuti numerosi suoi riferimenti letterari, da Kafka e Edipo alla tragedia greca alla musica classica. Da applausi i suoi discorsi. Quindi l'abbiamo amato tutti, Oshima, insomma. Qua abbiamo qualcosa. No, però. Adoro come scrive. Io leggo pian piano perché non voglio che finisca subito. Me lo sono portata avanti anch'io un po', Kafka. Devo una settimana mi sa che me lo sono portata avanti. Mi ha fatto sorridere il fatto che Kafka parlasse di Oshima come di un uomo in realtà a tipo 25 anni, molto maturo però, assolutamente sì. Assolutamente sì. E mi è piaciuto quando Oshima ha chiesto a Kafka anche tu vuoi le prove per vedere che sono una donna, che lui abbia detto no, ok, do d'apposta, mi giume prima, chi se ne. Poi veniamo un attimo alla questione simbolismo. Ora, io, raga, del simbolismo giapponese ne so nulla proprio. Però ogni tanto, se ci sono tipo gli animali che magari ritornano, eccetera, vado a vedere se trovo informazioni al riguardo. Quindi, chiaramente, qui subito, appena ho letto il ragazzo chiamato corvo, io sono andata a vedere il corvo, il simbolismo riguardante il corvo in Giappone. Allora, vabbè, innanzitutto ho scritto che il ragazzo chiamato corvo è l'alter ego, lo possiamo definire come l'alter ego di Kafka. In ceco, Kafka significa corvo. In Giappone il corvo simboleggia l'affetto familiare e qua, cioè, Kafka con l'affetto familiare c'ha dei problemi che ciao ne proprio. E poi abbiamo nella mitologia giapponese abbiamo i Tengu, che sono dei corvi con tratti antropomorfi. E le caratteristiche dei Tengu sono le seguenti: sono abili nel combattere, ma anche nel combinare guai. Sono dispettosi ma anche saggi, dispensatori di insegnamenti, esperti nella trasformazione. Che sono bene o male alcune perlomeno delle caratteristiche che contraddistinguono Kafka. Quindi diciamo che insomma sto corvo benedetto un senso in tutto ciò ce l'ha di sicuro, ecco. Sono senza fiato. Bla bla bla, Oshima è una persona stupenda, e quel passaggio sullo pseudo-femminista è meraviglioso. Oshima è il migliore, mi sa che ha 21 anni. Io non mi ricordo l'età di Oshima, sinceramente, perché quando Kafka parla della sorella dice che ha la sua età. Come interpretare il malore sulla montagna della classe dei bambini da cui solo una cata non si riprenderà mai? Qua c'era qualcosa? No, ok.
Bibi, tu non hai detto niente, sbrogliami da questa matassa. Boh. E boh, nel senso che, cioè, è importante capire perché i bambini in quel momento sono svenuti, cioè cosa ha scatenato la cosa, è stato veramente l'aereo, se è stato un colpo di luce o quello che è. Io non la vedo come una cosa, cioè, mi sarebbe piaciuto inizialmente, anche a me, mi chiedevo anch'io cosa ha scatenato tutto ciò, perché, però poi più andavo avanti col libro, sinceramente mi dicevo, cioè, ma chi se ne, nel senso, concentriamoci su altro. Cioè, ha a che fare col sogno che ha avuto la maestra? La maestra ha fatto quel sogno, tra l'altro ho anche letto, secondo alcuni, Nakata non è rimasto così, è andato in coma, eccetera, per questo svenimento, ma perché prima era stato picchiato dalla maestra. Ora, io non lo so, nel senso che da quello che la maestra ha scritto, non so se l'abbia picchiato così tanto, se gli abbia dato solo una sberla, certo che comunque una sberla di un adulto con un bambino... Non lo so, però alcuni dicono che in realtà questo fatto, cioè il problema che poi lui ha avuto, il fatto del coma prima, il fatto che poi non ricordasse più, non fosse in grado di leggere, scrivere, eccetera, non è tanto dovuto allo svenimento, ma al fatto che la maestra l'abbia picchiato. Boh, però anche qua mi chiedo, è importante sapere di preciso perché poi non è più stato in grado di parlare, di scrivere, eccetera, anche perché comunque poi... Ha avuto altri doni, non è più stato in grado di scrivere, di parlare ancora, di leggere, però è stato in grado di parlare con i gatti e di far piovere pesci dal cielo, per esempio. O sanguisughe. Sì, pesci, sanguisughe, vabbè, stessa roba, dai. Non sono la stessa famiglia. No. Sono la stessa famiglia, ok, Vett, scusi. Aspetta, dove sono arrivato prima? Ok, infatti speravo che alla fine saremmo riusciti a capire la causa dell'episodio dei bambini, invece no, secondo me la pietra d'entrata è collegata? La pietra d'entrata non l'ha più toccata, cioè l'ha toccata la signora Saeki, ma la signora Saeki l'ha toccata una vita fa. Poi nessuno ha mai detto di aver toccato di nuovo la pietra d'entrata. Una vita fa e non può essere a quei tempi, perché sarebbe stata una bambina gay. Perché più o meno. Quindi cioè, se anche fosse stato, nessuno ci ha mai detto che la pietra dell'entrata dopo della signora Saeki, non sappiamo se qualcuno l'ha effettivamente toccata, a parte insomma Nakata e quell'altro che stava sempre insieme con lui, non mi ricordo più il suo nome. Quindi non lo so. Io ho capito che i bambini sono svenuti per il trauma, no, dovuto al fatto che la maestra ha picchiato Nakata, no, perché è successo subito dopo, poi tutti svengono. No, non credo, no. Ti ricordi che parlavano tipo o di un aereo o di un lampo di luce, quindi più che altro inizialmente viene dato molto spazio alla vicenda e viene indagato, poi non se ne parla più, ma perché era un modo per, secondo me, semplicemente presentarti in Nakata, perché poi colleghi che è lui il bambino che è entrato in coma e tutto quanto, secondo me era per quello. Insomma, come Murakami non posso usare troppo la razionalità, ok? Assolutamente no, assolutamente no. Anche io volevo chiarimenti sull'episodio dei bambini, mi incuriosiva molto. È uno dei miei autori preferiti, bene, anche a me piace molto. Poi, mi sono segnata la frase "la responsabilità comincia nei sogni", che Oshima dice a Kafka, e trovo interessante il fatto che i sensi di colpa di Kafka siano quasi molto... per una cosa che lui effettivamente... batteria scarica. Aspettate, batteria scarica un attimo. Un commento. Vabbè, ma adesso dobbiamo cambiare qua. E trovo molto più interessante il fatto che i sensi di colpa di Kafka per una cosa che lui non ha fatto siano molto più forti della colpa in sé. Che effettivamente lui non ha nessuna colpa, proprio perché la responsabilità cominciano i sogni, no? Aspettate. No, non devi spegnere. Trovami, staccami qua. Ah, oh, merda, devo staccare anche questo. Mettimi in carica. Scusate, raga, scusate. Problemi tecnici come sempre.
ovviamente ho messo storto questo. Aspetta che non so se sono a fuoco, Bibi. Ok, aspetta che faccio partire qua. Aspetta che ti dico se sono a fuoco. Sì, dovrei essere a fuoco comunque. Ok, su YouTube ditemi se secondo te su YouTube ci siamo ancora? Si è fermato tutto sì, qua? Sì, in teoria sì, facciamo un po' di più. Allora, aspetta, era una delle ipotesi dello psichiatra, se ti ricordi. Sì, ma non è... Sto ancora andando, sì, ok. Ma non è... cioè, non è credibile, non è fattibile per quanto mi riguarda. Non tutti svenuti nello stesso tempo. No, secondo me no. Ditemi se vi siete persi qualcosa per quanto riguarda quello che ho detto, insomma. Dare un voto alla trama? Un voto alla trama. Ti do un voto del libro o io starei sulle 4 stelle? Rapido riassunto della trama? Te leggo quella che c'è scritto dietro. Come faccio? Te leggo quello che c'è scritto dietro. Abbiamo un ragazzino di 15 anni che scappa di casa in seguito a una profezia che il padre fa. Il padre gli dice, tipo il mito di Edipo, ucciderai me e andrai a letto con tua madre e con tua sorella. Lui scappa a 15 anni per evitare questa cosa. E altro protagonista, Nakata, è un vecchio che non è capace di scrivere e di leggere, non ha ricordi, in seguito a un fatto accaduto quando era bambino. E poi non, cioè, come faccio a dirti la trama dopo? Cioè, non posso, cioè, è troppo complicato, voglio dire, tutto collegato. E poi altre cose che mi sono scritta è che sia con Kafka sulla spiaggia, ma finora vale per tutti i libri che ho letto di Murakami, è praticamente impossibile categorizzare i suoi libri in un unico genere letterario. Mi sono scritta qua un po' tipo di generi o di caratteristiche, insomma, che ho riscontrato in questo libro. Lui ci mette dentro realismo magico, quindi abbiamo sogno, realtà e finzione che si mescolano tra loro. È impossibile riassumere questa trama, voglio dire. Poi abbiamo tragedia greca che si fonde con la tragedia familiare. Poi abbiamo il viaggio, proprio viaggio vero e proprio, e allo stesso tempo un viaggio di formazione. Poi abbiamo la parte horror, perché quella cosa dei gatti, come ha detto una prima, King levati proprio, e cronaca nera, cioè c'è un botto di roba, un botto di generi letterari che si mescolano tra loro. Vediamo qua se hanno detto qualcos'altro. Che ne pensate della figura del padre di Kafka? Carne e pesce. Non è stato approfondito. In realtà non possiamo nemmeno dire, tra l'altro, abbiamo Kafka che dice: ah, io non vado d'accordo con mio papà è inutile, può anche non esistere. Ma non sappiamo nulla, cioè è davvero così o è semplicemente la visione di un ragazzino di 15 anni che odia tutto e tutti, praticamente, che ha 15 anni, voglio dire. Poi vabbè, suo padre gli ha fatto sta sorta di profezia, però non è che possiamo odiare, tra l'altro, chi ti fa una profezia. Ricordiamoci Cassandra, no? Povera Crista. Quindi, nel senso, no, non partirei a priori ad odiare il padre di Kafka, però cioè, su di lui non sappiamo assolutamente nulla, quindi penso che avere un'idea su quell'uomo sia molto difficile, se non impossibile. Lo svenimento dei bambini sembra una sorta di rito per scegliere tra loro chi rimedierà in futuro, a tutta la faccenda della pietra. Boh, penso che si possa anche vedere, cioè come abbiamo detto prima, ci sono tante interpretazioni diverse, ognuno penso che sia libero un po' di interpretarla come vuole. Non credo nemmeno che ci sia su alcune cose giusto o sbagliato, cioè un'interpretazione giusta o sbagliata, secondo me. Cioè, forse anche parlando con Murakami, magari lui ti può dire la tua idea, però magari tu gli esponi la sua e dici, ma sì, potrebbe anche essere questo. Cioè, non mi stupirebbe, capito?
Non sono riuscita a capire il collegamento tra lui e la signora Secchio, meglio se è vero, assolutamente sì, per quanto almeno mi riguarda, anche perché ad un certo punto lei proprio glielo dice. C'è una frase in cui le dice: ma è davvero necessario che io ti risponda, cioè alla domanda che Kafka gli fa, le fa dicendogli sei tu mia madre? E tipo la frase sotto dice una roba che proprio chiaramente gli dice che è lei sua madre, per dire. C'è il problema poi della sorella, che è la ragazza che lui ha conosciuto, quindi non si sa chi sia davvero la sorella, eccetera, ma per me la signora Secchi è davvero sua madre, sicuro, assolutamente, troppi collegamenti, troppe cose, poi lei glielo dice veramente a un certo punto. Scusate, ma un altro dubbio, quando Saeki da ragazza apre la porta con la pietra, in quale mondo poteva proteggere il suo amore? Cioè, quel villaggio che cos'è? È un limbo in cui si ferma il tempo, e secondo me è appunto un limbo, e non penso che in realtà potesse fare nulla per salvare il suo fidanzato, secondo me. Tu pensi che potesse salvare il suo fidanzato? Ma il suo fidanzato non viene picchiato. Cioè non muore così. Non mi ricordo più come muore il suo fidanzato. Non viene Ah, viene picchiato, sì, viene scambiato spartano per le una frasi del spia. 68, no? Viene Quella sì. scambiato per una spia, sia sì, le manifestazioni studentesche. Sì, il padre di Kafka è Johnny Walker, ma Johnny Walker non esiste Johnny veramente. Walker ha È una una marca marca. di whisky. È una marca di whisky, quindi non esiste veramente. È Nakata, che nella visione di Nakata e nel sogno di Nakata, quello che è, prende la faccia di quello che vende i whisky praticamente. Però ha un altro nome, tutto. Anche la cosa dei gatti alla fine è tutto. Anche la cosa dei gatti alla fine è un sogno, non succede davvero, no? Ma perché c'è il realismo magico? Lui fa queste cose, mischia sogno, realtà e finzione, cioè c'è poco da fare. Ho letto quattro libri, l'unico che non, dove non l'ha fatto è Norwegian Wood. Comunque, anche quando fa piovere cose potrebbe sembrare un sogno, ma invece succede Sì, veramente. sicuramente. Perché non 5 stelle? Non lo so, sarà che. Allora, già il fatto che io ci abbia messo una settimana per leggerlo significa che non mi ha conquistata al 100%. Perché un libro così, se mi piace, in 3 giorni io lo leggo e metterci una settimana per me è stato tanto, quindi vuol dire già c'è qualcosa che non va per me. E poi venivo da 1084, e cioè l'ultimo libro che ho letto di Murakami è stato 1084, che è tipo il libro, la perfezione. Quindi immaginavo che con questo avrei avuto delle cose, e il fatto che mi abbia ricordato L'assassino del Commendatore e anche 1084 mi ha fatto dire, cioè ci sono troppe cose che si Ma ha somigliano. scritto prima questo 1084. E non lo so la data, penso sia 1084. C'è qua Kafka qua, no, guarda, perché non devo vedere. Però penso 1084, ma non sono sicura. Il colonnello Sanders chi è? Boh, è un'entità, è un'entità. Entità che ritorna tra l'altro anche nell'assassino del Commendatore, abbiamo queste entità che non si sa cosa siano. Kafka prima di 1084. Kafka è prima di 1084. E Dance 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 prima ancora. Quindi ha Vabbè. già Dance Dance fatto. Dance non me lo ricordo. Sì, però. Comunque Norwegian Wood è uno dei primi, Comunque, però. appunto, sono delle entità, ci sono in diversi suoi libri. Questi personaggi che non hanno forma, non hanno sostanza, però sanno cose e fanno cose. Forse è un po' una sorta di Deus ex machina, però lui li sa usare bene, quindi non ci vedo il difetto, anche se ti resta il ma che cos'è questo, ma chi è, ma cosa fa, ma perché sa queste cose. Ah, ok, mamma mia, io ho odiato quella cosa bianca che è uscita dalla bocca di una casa, orribile, senza senso. O meglio, non riesco a interpretarlo, sarà un mio limite. A me ha ricordato qua 1084 con gli omini, là, che non mi ricordo più come si chiamano. Io non lo so, mai penso di essere abituata a queste cose sue. E ha fatto un po' di senso anche a me, perché era più che altro perché era dotata di vita, no? Però sì, semplicemente è un qualcosa che è uscito perché è stato alterato il corso del tempo, degli eventi, eccetera. Sai, come cose, quando fanno vedere tipo i supereroi che viaggiano nel tempo, poi alterano cose, fanno il macello, ecco, alla fine con la pietra dell'entrata è successo questo, è successo un po' del macello
e questa entità malvagia ne è stato il risultato sostanzialmente. Pensi che sia ripetitivo nei suoi libri? Ci sono molte cose che si ripetono, molto caratteristiche, caratteristiche anche dei personaggi. I Little People, brava! Molti personaggi o caratteristiche dei personaggi che però mi chiedo anche se non sia semplicemente caratteristica che fa parte della cultura orientale, che io vedo come una ripetizione, ma che magari non lo è, tipo che ne so, quel Tu vedi anche ripetizioni in King, quindi è perché. normale. Perché, esatto, nel momento in cui cominci a leggere, secondo me, tanti libri, o tutti i libri di un autore, ti accorgi poi appunto le somiglianze, le cose che ritornano, eccetera. E, beh, sì, no, questo sostanzialmente, sì. È un problema perché rischia di non farti apprezzare poi appieno il libro, tipo con King mi capita. Di vedere sempre le stesse cose, magari, e quindi il libro poi non lo apprezzo più, mentre so benissimo che se avessi letto quel libro senza aver letto 100 libri di King prima, l'avrei apprezzato tantissimo. È un problema, però, da un lato penso anche che sia poi inevitabile, perché è impossibile poi non ripetersi nel momento in cui sforni uno o due libri all'anno. Dai, qualcosa No, deve tranquillo, pure quando fa ritornare. qualcosa di diverso viene criticato perché non sembra lo stesso autore, Sì, quindi. esatto, con Norwegian Wood alcuni lo criticano perché non è lui, perché? Perché semplicemente non c'è realismo magico. È un po' difficile. Tra l'altro King, tra l'altro, parlava di questa cosa, diceva: se io metto questa roba, no, perché faccio sempre le solite cose, se cambio metto un'altra roba, no, perché non appartengo al mio stile, eccetera, eccetera. Sono cose inevitabili, secondo me, che succedono soprattutto quando abbiamo autori prolifici. È tutto soggettivo, magari gli orientali trovano i nostri libri noiosi perché rivedono un po' gli stessi pattern letterari, ma probabile. Alla fine, se pensiamo, tutti i fantasy vengono dal Signore degli Anelli. Sì, ci sono molti riferimenti, se non erano tutti, No, ancora adesso. però adesso ultimamente cambia, però. Io comunque mi ero scritta anche un'altra cosa su inerente alla musica, che è tipo un'altra sorta di protagonista in Kafka, poi in realtà. Penso in tutti i libri che ho letto suoi, ritorna sempre la musica come protagonista, ma anche interessante come mezzo di comunicazione. Secondo me è un mezzo di comunicazione sia per noi lettori, perché non so voi, ma quando lui mi ripete molto spesso il titolo di una canzone o di una melodia, io poi vado a ascoltare, a conoscere quella cosa. E spesso se è una melodia, quindi non ci sono parole, l'ascolto finché leggo il romanzo. E poi è sicuramente un metodo. Un mezzo di comunicazione per i protagonisti dei suoi libri. In sto caso non riesco più a ricordarmi il nome del camionista che accompagna la Kata da un certo punto in poi. La musica per lui l'ha proprio cambiato, è stata quasi una sorta di rivelazione e questa cosa ritorna, perché tra l'altro non so se lo sapevate, ma prima di dedicarsi completamente alla scrittura, Murakami aveva un jazz bar, quindi quando ho scoperto questa cosa dico, beh, è chiarissimo. Tra l'altro deve essere stata una roba fighissima perché era tipo circolo comunque letterario, cioè aveva il bar, aveva la musica jazz, ma faceva incontri dove si leggevano poesie, pezzi di libri o artisti vari, cioè cose che succedono solo nei libri, nei film. Murakami ce l'aveva nella realtà. Infatti per me il mio problema è stato notare la ripetizione di alcuni meccanismi, dato che avevo letto altro di suo. Più avevo aspettative molto alte, dato che gli altri mi erano piaciuti tanto. L'incesto se lo poteva risparmiare mi ha dato molto fastidio. Oscino. Grazie, Antonio. Però l'incesto, cioè lo sai dall'inizio che succederà. Ero convinta anch'io che succede. Ti riferisci comunque Però con alla. la sorella è più pesante, Secondo me quello con la sorella è più pesante perché non era voluto. Da lei. probabilmente. Lei si è opposta, però è stato un sogno. Sì. Sì. Però Perché anche il proprio. ragazzo corvo dice. Sì, anche Ragazzo Corvo diceva di non farlo, però è stato un sogno. E quando ho scoperto che è stato un sogno, mi sono un attimo tipo tirato il Beh, non fiato. poteva essere altro che un sogno, era nella casetta GP, e il sì, papà che è stato ok. ucciso, mi aspettavo la stessa cosa, Ma capito? può essere la stessa cosa, non lo sai perché non hai il punto di No, vista di lei, non però. è stata. Sì.
non è stata la stessa cosa, perché il papà è morto veramente, sì. Mentre lei si sentono il giorno dopo, ah, si chiamano, sì, e lei dice, non ho sognato, non ti ho sognato, non ho fatto niente. E, con quello della madre, non lo so, cioè all'inizio comunque lei era ragazzina, lui vedeva la ragazzina, lo faceva con la ragazzina praticamente 19 anni, cos'è. E poi, ok, non avevamo ancora la certezza 100% che fosse sua madre, dai, mettiamola così. Io non lo so, però una cosa che apprezzo comunque di Murakami, per quanto mi riguarda, è che comunque che quando descrive queste scene lo fa sempre, secondo me, con molta eleganza. Cioè, non solo in generale, non sto parlando dell'incesto, ma proprio scene di sesso, lo fa con eleganza. Per quanto sia tra l'altro molto dettagliato in realtà, però non lo trovo mai volgare. Ciò non toglie che, come sempre, diamo spunti di riflessione. Ah, giusto, anche altre cose da leggere, di citazioni, mi stavo dimenticando. Sì, anche io devo dire che di base odio e ho sempre odiato il complesso di Edipo, mi ha dato fastidio. Secondo me è più pesante quello con la madre, soprattutto nell'episodio in cui lei ha preso l'iniziativa. Non lo so, il fatto che la sorella non volesse a me ha fatto pesarlo di più. Sicuri fosse davvero un sogno? Sì, quello con la sorella, sicurissima. Perché proprio si chiamano e lei dice, no, io non ti ho sognato né niente, se lo sarebbe ricordato, insomma. Vado perché non l'ho letto. Ok, ciao ciao. Qua abbiamo qualcosa di nuovo? No. Fa parte la fine del suo stile, non si sente. Ah, ok. Vi leggo alcune citazioni che non vi ho fatto prima, allora, a sto punto. Vabbè, pagina 5 subito, dai, questa è impossibile, secondo me l'hanno sottolineata tutti, sta frase. Quello che ti ho fatto leggere. Sì, pagina 5 è quello che dice il ragazzo corvo. Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di sabbia che muta incessantemente la direzione del percorso. Per evitarlo cambi l'andatura, e il vento cambia andatura per seguirti meglio. Tu allora cambi di nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi al tuo passo. Questo si ripete infinite volte, come una danza sinistra col dio della morte prima dell'alba. Perché quel vento non è qualcosa che è arrivato da lontano, indipendente da te. È qualcosa che hai dentro. Quel vento sei tu. Perciò l'unica cosa che puoi fare è entrarci, in quel vento, camminando dritto e chiudendo forte gli occhi per non far entrare la sabbia. Attraversarlo, un passo dopo l'altro. Non troverai il sole né luna, nessuna direzione, forse nemmeno il tempo. Soltanto una sabbia bianca, finissima, come fosse fatta di ossa polverizzate, che danza in alto nel cielo. Devi immaginare questa tempesta di sabbia. Però vorrei dire una cosa, è vero che è bello lasciare domande irrisolte, ma mi pare che ce ne siano un po' troppe. Cosa dici? Cosa dite? No, secondo me... Non no. Trovo che sia tanto domande risolte, ma è semplicemente un po' un mistero. Io non trovo che ce ne siano troppe, cioè alla fine no. In particolare tu cos'altro volevi sapere? Sì, che altre, quali sono le tue domande che sono rimaste irrisolte? Con Murakami è solo tante domande e poche risposte, sì. Concordo con Antonio, non riesco a dire, è finito tutto, cosa davvero ho imparato da questo libro, sarà un mio limite mentale. Anche secondo me sono un po' troppo le domande senza risposta, ma è soggettivo. Quindi volete dirmi che questa analisi, quello che è, insomma, non vi ha dato nessuna risposta, ottimo, sono stata molto utile. Io pensavo che ora della fine avesse detto, beh, dai, questa diretta ci è stata utile per capire più cose, invece mi state chiaramente dicendo che no, sono stata inutile, perfetto. Uso l'evidenziatore, uso la penna e faccio le pieghe sui libri, assolutamente sì, non me ne vergogno. Andiamo avanti, poi a pagina 6, quindi la pagina dopo, ho sempre sottolineato quello che dice il nostro saggio amico corvo. E naturalmente dovrai attraversarla quella violenta tempesta di sabbia, una tempesta metafisica e simbolica. Ma per quanto metafisica e simbolica, lacerà la carne come mille rasoi. Molte persone verseranno il loro sangue. Cioè, non so se voi notate, ma lui ha descritto subito, alle prime pagine, quello che farà Kafka, il viaggio, anche all'interno della foresta, che farà Kafka, e quello che succederà nel frattempo.
Molte persone verseranno il loro sangue e anche tu forse verserai il tuo. Sangue caldo e rosso che ti macchierà le mani. È il tuo sangue e anche il sangue di altri. Poi, quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi era entrato. Sì, questo è il significato di quella tempesta di sabbia. Questo è il significato dell'intero libro, per quanto mi riguarda. Ma fa una roba del genere anche sull'assassinio? Sì. Allora... Un libro, dico. Tu guarda come vuoi, alla fine mi porto a casa tanti punti di domanda, insieme però a bellissime riflessioni. Forse perché la vita è così, come molte domande e poche risposte, ma assolutamente... E poi, se ci fate caso, gli stessi personaggi, gli stessi protagonisti di Murakami non hanno mai tutte le risposte. Quindi, se i suoi stessi personaggi, i suoi stessi protagonisti non hanno mai tutte le risposte, perché dovremmo avercele noi, che siamo dei lettori e non siamo i protagonisti del libro? Io invece non trovo che ci siano così tante domande senza risposta. Esatto, va bene così. Pagina 5, 6, pure io ho sottolineato tutto praticamente, le migliori pagine del libro. Allora, poi vediamo, perché poi ho fatto anche riflessioni mie. Ah, ho sottolineato una frase pesante. A pagina 11, alla fine, verso la fine, lui dice: ma non potrei eliminare i geni che loro mi hanno trasmesso e che porto in me. Se volessi cancellarli, dovrei eliminare me stesso. Molto giapponese. Pesante. Lui è il suo suicidio. Poi... sì, mi sono a pagina 60, perché tra l'altro ritorna molto la questione del non so vivere, tipo, no? Kafka si fa questo tipo di domande, non so cosa fare per vivere bene, per vivere in modo giusto. E a pagina 60 ancora si chiede a che scopo faccio sempre tutti questi sforzi, perché devo lottare così disperatamente per vivere. E niente, è una frase che mi è piaciuta molto, molto, molto. Pagina 120, alla fine ho sottolineato e imparo che un certo tipo di perfezione è raggiungibile solo attraverso un'infinita accumulazione di imperfezioni. Perché io non scrivo queste cose? Perché? Sono solo complicate, ma perché non le scrivo io? Pagina 151, il silenzio è una cosa che si ascolta. Ah, vabbè, una riflessione mia personale, pagina 154, è la... Non so se sia il capitolo, sì, il capitolo 16, il capitolo quindi su Johnny Walker che fa il macello coi gatti. Ho scritto: Johnny Walker è per i gatti quello che Eichmann è stato per gli ebrei, perché poi c'è, tra l'altro parlano anche di, appunto, ebrei e Eichmann, eccetera. Riflessione mia personale sulle notizie che mandano in TV, ok, non interessa a nessuno. Pagina 178, ricollegandomi alle domande che si pone Kafka sul perché devo fare tutte queste cose per vivere, cioè non posso vivere e basta, no? Tutto questo argomento, Oshima, il nostro amico Oshima, gli dice: Tamura Kafka, nella vita c'è un punto in cui non si può tornare indietro. E poi c'è un punto, ma i casi sono molto più rari, in cui non è più possibile andare avanti. Questo, quando questo accade, che sia un bene o un male, è l'unica cosa che possiamo fare, è accettarlo in silenzio. È così che viviamo. Quindi, non hai capito il libro di Murakami? Basta, questa è la vita, raga. Ve lo tenete così, se non avete capito il suo libro. Vabbè, qua mi sono sottolineato sul fatto di... C'è una frase a pagina 224 che dice: nemmeno in una metafora, né in un'allegoria, tantomeno in un'analogia, richiama tantissimo l'assassinio del commendatore. Non so se, commendatore, come dice Vivi, non so se l'avete letto. Poi, Che l'ha scritto tipo 20 anni dopo. che cazzo ho sottolineato qua? Ah, a pagina 263 io mi sveglio e mi chiedo: ma non è che la signora Saeki sia la madre di Kafka? Buongiorno Erika, metà libro te lo domandi, perfetto. Questa l'abbiamo letta prima. In cieco Kafka significa corvo. C'è scritto sul libro, se amore, non dovevi cercarlo, sì. Vabbè, ma non me lo ricordavo più. Sì, buongiorno e buonanotte, baratto. Allora, quella questione dei ricordi l'abbiamo letta. Poi, se avete altre citazioni che non vi ho detto io che avete sottolineato, ditemele pure.
scusate la poesia di quest'uomo. Visto tra l'altro che Bibi mi prende in giro quando dico che le cose hanno il profumo No, di ti prendevano loro in giro. loro, ma anche tu, quando dico che le cose, tipo le candele, hanno il profumo dei colori, no? Il coscino ha il profumo della luce del sole. Cioè, scusate, ma se Murakami mi dice una roba del genere, io posso dire che questa candela sa di verde e nessuno mi può dire nulla, Poi l'ha detto punto. anche King, che L'ha no. detto anche King, sa di giallo, non mi ricordo cosa. Il coscino ha il profumo della luce del sole, è un odore carico di nostalgia. Che poeta, raga, basta. E questa l'ho letta, no, non altro, ma forse l'ho letta anche questa. Dov'è qua? Sì, letto. Queste erano tutte le cose che ho sottolineato. Recuperiamo commenti. Allora, pagina 5. Ah, no, questa Sì, è leggere nelle prime pagine che ho tutto. sottolineato quasi tutto. Sono le più belle del libro. Io lo sto leggendo in questi giorni e mi sta piacendo molto. Cioè, abbiamo spoilerato ogni cosa praticamente. Perché poi la madre è scappata con la figlia quando Tamura era così piccolo? E lo diceva a un certo punto. Cioè, non dava una spiegazione precisa, precisa, però diceva che era un periodo in cui insomma non ce la poteva fare a vivere. Mettiamola così, ecco. E vai con le sinestesie, esatto. Faccio bene che sento prima l'analisi e poi lo leggo, così sono più preparata. Beh, se non ti danno fastidio gli spoiler, sì, può essere comunque utile. E basta, raga, questo era tutto. Dai, un'oretta. Proprio, beh, abbiamo parlato per un'ora comunque. Di solito finiamo anche prima e poi parliamo chiacchiere a vanvera. Bene. Mal di gola. Quindi adesso, se avete domande sul libro o su altri argomenti, è il momento di farlo. Se avete altre cose appunto da dire comunque su Kafka e se no, se avete domande random che volete fare, fatele pure, questo è il momento. Calma piatta, si ferma tutto. Non c'è neanche la solita domanda. No, perché non c'era Jo che No, si è poi c'è. collegata. Da quale libro iniziare? Beh, vale il reel che è uscito ieri su Vuoi approcciarti un nuovo autore da dove iniziare? Che ti ho dato, ti avevo scritto. Mi stanno arrivando dei cuoricini, ma che carini! Cosa sì, beh. Non è il primo. Ah, non li ho visti. Allora, in generale puoi iniziare, ti consiglio da un ordine cronologico, che in realtà quello che vorrei fare io con Murakami adesso. Il problema è che ho altri libri a casa che vorrei leggere, quindi c'è questo problema. Poi puoi leggere quelli più conosciuti e famosi, oppure puoi leggere la trama e dire, boh, inizio con questo che è quello che mi ispira. In generale, tra quelli che ho letto io, non ne ho letti tantissimi, ho letto Norwegian Wood, 1984, L'assassino del commendatore, Kafka sulla spiaggia, basta. Sì, perché quello non conta. Quale? Ah, The Stand Sense non contano. Quindi ne ho letti solo quattro e ti direi Norwegian Wood è quello più normale, perché non è realismo magico, quindi è molto lineare ed è comprensibilissimo, non ti lascia domande, mi pare. Quindi, o forse Sì, magari vorrei sai riflettere, però. qualcosa così, però non ai livelli di lui, quindi se vuoi qualcosa di sciallo potrebbe essere appunto Norwegian Wood. Ecco. Io sto andando più o meno in ordine, fai bene, secondo me. Qua. Allora, concludo dicendo che preferisco leggere libri che sì, mi facciano riflettere, ma che siano chiari, piuttosto che quelli che lasciano mille domande, mille diverse interpretazioni. Allora non leggere mai più un libro di Per Murakami. me ci deve essere il mood Murakami. Complimenti per i 6.000 iscritti su YouTube. Sì, non l'avevo ancora detto da nessuna parte, però grazie, grazie. Farò un video. Di solito faccio un Q&A, vabbè, per i 5.000 ho fatto l'intervista tipo stile Iene con lui, stavolta sto pensando a un'altra roba, tipo Ai Mai, fatta però sempre con Bibi, che piace più Bibi che Eri Gibi, e quindi pensavo No, così, piace più Nim. piace più Nim, vabbè, quindi pensavo insomma sì. Speriamo la rubrica Eri Gibi l'analisi del testo, no, apriamo la rubrica Eri Gibi l'analisi del testo, vogliamo ancora vivere nel Medioevo, in che senso? Non l'ho capita. In che senso? L'hai capito? Fare in prima l'analisi del Farò testo bene è l'analisi del testo. Ma in che senso vogliamo ancora vivere nel.
No, sono stupida. La prossima volta di che genere sarà? La prossima volta facciamo classici. Facciamo sempre classici, narrativa, eccetera, eccetera. Blu, 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 è stato il mio primo libro e non so se leggere altro di Murakami. Prova magari con Norwegian Wood, che è diverso. Ecco, che è quello diverso. Prova magari con lui. Comunque per me La Cosa Bianca è Johnny Walker. Ah, no, è vero. Sai che potrebbe anche essere, che poi è il padre di Tamura Kafka, sono stupende queste confusioni in cui i confini si perdono. Ma secondo me è proprio questo il bello dei libri di Murakami, assolutamente. Anche perché, guardate, cioè, ogni persona poi fa appunto un'interpretazione diversa che è utile a un'altra persona che non aveva pensato quella cosa. Quindi secondo me è figo. Io vorrei leggere Norwegian Wood come prossimo. Noi l'abbiamo già letto come gruppo di lettura, però vai pure, hai il mio consenso. Qua c'è qualcosa di Sì, nuovo? Ce n'è un'altra prima? c'era, sì, sul fatto che alcuni libri vanno letti in Sì, ordine. alcuni libri vanno letti in ordine, non ricordo quale, probabilmente Nel segno della pecora e Dance Dance Dance, sicuramente. Non ricordo se hai letto Segni e uova, cosa ne pensi? Non l'ho letto. Mi incuriosiva però. La fine del mondo e il paese delle meraviglie è bello, particolare ma non troppo. L'ho acquistato Bibi di recente. Il più bello secondo te di Murakami è 1084, è il libro tra quelli che ho letto, è il libro. Sono tre libri messi insieme, c'è cioè l'originale, è un libro unico e sono mille Sì, erano. no. Più di 1000 pagine comunque di libro, però c'è da andare via di testa con tutti i collegamenti, robe, cioè è strano. Quindi devi partire con mi piace Murakami, voglio leggere i suoi libri. Se questo non ti è piaciuto, non so se ti possa piacere 1984, perché comunque c'è appunto tutto questo realismo magico in mezzo. Io vorrei leggere Norwegian Wood come... Ah no, scusa, nel senso che la rubrica sarebbe cosa buona e giusta per noi poveri che non riusciamo a raccapezzarci. La svolta. Oh, ok, quindi alla fine sono stata un po' utile, questa è la conferma, bene, sono contenta, ma alla fine non è che io sia una genia, mi informo poi anch'io se alcune cose non le capisco, poi alcune cose appunto non le possiamo capire e basta, secondo me, oppure sono una libera interpretazione, quello che vuoi, però sì, magari boh, cercare tipo banalmente anche il corvo, se cioè non è che io sapessi cosa significava il corvo in giapponese, sono andata a vedermi il simbolismo giapponese, corvo, eccetera, eccetera. Se no non l'avrei mai tirato fuori. Comunque, grazie, è stato il mio primo gruppo di lettura, mi sono trovata bene, parteciperò anche ai prossimi. Buona giornata a tutti, sono molto contenta, diciamo, sono molto orgogliosa quando mi dite queste cose. E buona giornata anche a te. Leggi Tommaso Landolfi, non ho letto nulla. Come procedi quando fai l'analisi del testo? Io sono ignorante. Ma io procedo a caso, cioè, raga, voi state pensando che io sia una professionista, ma no, nel senso, boh, io faccio, cioè, appunto, come vi dicevo prima, sono partita subito, quando ho visto il ragazzo chiamato Corvo, e ho visto che il Corvo parla, questo benedetto ragazzo Corvo, sono andata a vedermi L'hai subito, chiesto a me prima? prima ho chiesto a lui, ma chi è sto ragazzo Corvo, perché lui aveva già letto, lui ha detto, boh, io non so mica chi è il ragazzo Corvo, quindi... Sono partita dalle basi, vediamo se in Giappone ha un senso il corvo. E mi sono scritta che senso ha il corvo. E poi io mi faccio, cioè, se ho delle domande, me le scrivo, tipo prima, ma signora Saiki per caso è la madre di Kafka? Oppure se c'è una frase che mi ricorda un altro libro di Murakami, me lo scrivo vicino. Questa cosa qua, per questo motivo qua, mi ricorda un altro libro di Murakami. Poi, boh, la cosa della musica, cioè, di base forse bisogna essere magari curiosi, nel senso che appunto io, se mi cita anche troppo, soprattutto batteria scarica, merda, se mi cita più di una volta una certa melodia, eccetera, tac, va, tac, vado su YouTube in cerca della melodia citata. E poi, boh, di solito parto tipo dalla trama, quindi poi magari nel caso di Kafka, personaggi che hanno una sostanza, quindi mi concentro sui personaggi, quindi poi vedo se ci sono i collegamenti tra un personaggio e l'altro, differenze e punti in comune, li metto giù. E cos'altro ho scritto qua? E basta alla fine, vedete? Cioè alla fine ho fatto i personaggi, ho parlato di personaggi, poi
punti in comune e cosa no, le citazioni che magari c'entrano con i personaggi o con i loro pensieri, eccetera, il simbolismo e il fatto dei generi diversi, perché appunto ogni tanto mi chiedono, ma quindi questo, come lo possiamo catalogare? E quindi mi sono messa dentro tutti i generi che riscontriamo in questo libro. E basta, cioè, raga, ma io sono l'ultima persona che potete chiedere come fare l'analisi del testo perché vado a sentimento, ma stiamo scherzando, ma siete matti? No, no. Bene, ditemi se avete altre domande, altrimenti a questo punto ci salutiamo. Martedì esce su YouTube il video con i libri proposti per il prossimo gruppo di lettura della Gibby Squad. Questa volta, appunto, come vi dicevo, saranno classici. Ci ho messo dentro anche alcuni mattoncini, ma ci ho messo dentro anche dei libri sottiletta, quindi un po' per accontentare tutti i gusti. Quindi vediamo cosa verrà scelto. Quando esce il video, vado a mettere sul gruppo Facebook Gibby Squad il sondaggio con i libri citati, così potete sceglierne uno e basta. Comunque c'è quasi una citazione di Natsume Soseki che io non conosco, questo per mettere, spiattellare la mia ignoranza. Io non so, io sono un gatto con i gatti che parlano. Io non so nemmeno di cosa tu stia parlando, a parte i gatti che parlano. Ma penso che in Giappone il gatto Il sia gatto è un'altra figura molto importante, vero? importante, non come in Egitto, No, no, però ma è sì. molto E importante. sicuramente, tra l'altro, importante anche per Murakami, a parte che lui aveva un gatto nel suo jazz bar, che poi, tra l'altro, ha dovuto dare via perché si stressava troppo il gatto per il casino che c'era. Però ritorna questa cosa anche in uno degli ultimi libri che ha scritto, parla della sua esperienza, del fatto che ha abbandonato un gatto. E Murakami, mi sei molto sceso quando hai detto questa cosa. E quindi sicuramente poi anche per lui ha una certa importanza il gatto, secondo me. Pensavo anch'io fino a qualche tempo fa che così i libri si rovinassero, però è un'esperienza diversa. Il libro è tuo, puoi farne quello che vuoi, e soprattutto poi in casi come questo, dove almeno io vado a scrivermi la recensione, vado a vedere quello che mi sono segnata. Se magari vado a scrivere la recensione, tra l'altro anche dopo 2 o 3 giorni, capito, mi riillumino vedendo quello che ho scritto perché magari mi ero dimenticata di cose. Cioè, immagina appunti che ho preso appena iniziato il libro, ho finito il libro dopo una settimana dopo, non mi ricordo tutti i collegamenti magari che ho riscontrato appena iniziato, no? Quindi ti aiuta anche a vedere poi le cose che magari avevi dimenticato. Quindi sempre, sempre scrivere domande che hai, dubbi, cose. Molto figo. Poi momento veterinario. In Asia l'animale è visto in maniera diversa che in Europa in generale. Anche il fatto della sofferenza, eccetera, eccetera. Lì la portano al limite. Cioè anche l'eutanasia non c'è, non esiste. E quindi è molto diverso. Farete la diretta anche per Dostoevsky? No, il post di Dostoevsky esce martedì su Instagram, poi farò un post sul gruppo e non riesco a fare martedì la diretta. E non so quanto senso abbia poi farla tipo dopo una settimana, quindi per sto giro non ci riesco, però tipo poi dipende anche dal libro, perché non lo so, i fratelli Karamazov, adesso non mi viene neanche un libro grosso di Dostoevsky, comunque i libri, cioè. No, no, credo. No, è di Tolstoi. Libri importanti di Dostoevsky, anche per quanto riguarda la mole, magari lì sono abbastanza propensa a fare una diretta, insomma, perché immagino che le cose da dire poi siano tante. Ah, vabbè, sì, ma non ho comunque capito il riferimento, Antonio, perché non conoscendolo, a meno che non sia una frase che dice. C'è una frase che dice nel libro, però cioè, se anche ha citato degli autori, io non ne conoscevo nemmeno uno di quelli citati, non quelli orientali perlomeno, perché mi pare citi Fatto anche, cita anche, a parte Kafka, cita anche Eliot, tipo, però quelli orientali non li conosco. Ok, direi che possiamo chiudere, penso che non ci siano altre domande. Diamo un altro minutino, poi eventualmente chiudo. Delitto e castigo. Grazie. Delitto e castigo. Parla dei fratelli. Prima dobbiamo arrivare a leggere i fratelli Karamazov. Stiamo leggendo Dostoevsky in Beh, ordine di pubblicazione. Caramazzo.
probabile adesso. Ah, sto dicendo anche Dostoevsky, che dovrei dire Dostoevsky, quindi dai. Stiamo leggendo in ordine di pubblicazione, quindi con calma, ci arriviamo. Ok, qua non ho più niente. E boh, allora, intanto ciao, buona domenica, ciao, ciao ragazzi. Per caso hai dato un'occhiata alla lista dei libri pompiani? Ci sono sconti? Se sì, cosa consigli? Non ho dato un'occhiata perché gli sconti ci sono solo nel sito della Bompiani, Feltrinelli DS, e io da qui acquisto su Amazon, quindi ho detto andate a fanculo, non posso acquistare niente scontato, quindi manco mi guardo che libri ci sono in sconto. Ecco. E ok, basta. Come si fa a chiudere la diretta su Instagram adesso? E direi che ci salutiamo. Ciao ragazzi che mi hanno seguito su YouTube e ciao voi che mi avete seguito qui su Instagram. Grazie per avermi fatto compagnia e per essere stati attivi in questa discussione. Allora, termina, chiudimi la diretta su Instagram. Fai qualcosa, bimbi, dai, su.